di automoto.it mi trovo in autodromo a Monza poco prima del via del Gran Premio d'Italia con dietro a me un'automobile spettacolare, o meglio un modello di automobile realizzato da Lego. Lo introduce Paolo Razzalin, che è il general manager di Lego Italy. Cosa possiamo sapere di questa cosa che merita? È la prima volta che vedo una Lego in scala 1-1. È esattamente la prima volta che è stato sviluppato un modello del genere, frutto della partnership che abbiamo sviluppato quest'anno con Bugatti, che con il mattoncino Lego si può veramente andare oltre i limiti della fantasia, quindi l'immaginazione è l'unico limite che ci poniamo, e con in particolar modo Lego Technic si può costruire veramente un qualche cosa di reale. Il modello è unico, è motorizzato con 2304 motori Lego funzionante, sviluppa 5,3 cavalli. L'obiettivo è stato veramente di fare un qualcosa di unico, di un qualcosa di ispirazionale per bambini, per adulti. La sfida che offriamo a tutti i nostri fan è quello di costruire il modello che è disponibile invece in scala 1-8 in vendita già da giugno 2018. Quindi là vedremo una bella gamma, magari cresce oltre questo Bugatti, però già di questa so che ha girato, o meglio, ha percorso per un certo numero di metri o chilometri il circuito di Era Lace. Io sono stato al bel circuito di test del gruppo Volkswagen, c'è un rettilineo dove si vede la curvatura della terra e quella diciamo endotermica sfreccia oltre 400 km/h. Questa invece? Questa è proprio stato combinato con il test della Bugatti Chiron reale per avere proprio il confronto in diretta delle due macchine. Questa arriva invece, ahimè, a sfrecciare a 30 km orari, che però giudico una velocità incredibile se consideriamo che la macchina non è assolutamente imbullonata o incollata, ma è una macchina fatta e costruita soltanto con l'incastro dei semplici mattoncini Lego, quindi non c'è colla, non ci sono viti, non ci sono bulloni, non c'è nulla. Ed è, come dicevano alcuni colleghi qua che non vedevano magari Lego da quando erano bimbi, non è più un gioco ma è un'opera ingegneristica meravigliosa. Adesso andiamo un po' a vederla e ringraziamo chi ha potuto portarla qui al Gran Premio d'Italia a Monza. Primo modello di Lego realizzato in scala 1-1, ci sono oltre 1 milione di pezzi, tra l'altro pezzi che fra di loro sono diversi per ben 339 tipi di Lego Technic, una gamma particolare di Lego che è dedicata alle costruzioni un po' più tecniche. La costruzione, come non si capisce da fuori, ma ci hanno garantito, è incredibilmente fatta senza colla, quindi il modello sta insieme solo con i click cosiddetti dei mattoncini, pur pesando oltre una tonnellata, anzi 1500 kg. Ci sono solo due parti metalliche che fanno la struttura telaistica, il resto sono unicamente combinazioni di pezzi Lego, a parte i bellissimi stupendi cerchi pneumatici che sono veri. Addirittura poi vedete ci sono i gruppi ottici che funzionano, perché oltre alla pura staticità dei modellini Lego classici c'è anche una funzione dinamica. Ben 2304 power unit della Lego che messe insieme riescono a derogare circa 5 cavalli e 92 Nm di coppia. Questa macchina si è mossa sul circuito di Era Lace, che ribadisco è un circuito veramente interessantissimo, che io ho visto in Germania, fa paura, ma fa ancora più paura, non avrei mai immaginato che ci si potesse andare sopra sul rettilineo con una Bugatti Chiron in scala 1-1 di Lego. Questa macchina ha un vero volante che si smonta, una vera pedaliera che è stata usata per farla muovere, ha raggiunto quasi 30 km orari, ma soprattutto quello che è incredibile pensare, parlando con i tecnici che l'hanno costruita, ci si è lavorato sopra per più di un anno con ben 13.438 ore lavorative. Adesso questa girerà l'Europa e chi lo sa che ne arriveranno altre di modelli in scala 1 di Lego, e poi una 8 non più di questo colore, non più francesi, ma magari italiani con un cavallino rampante. Ma è davvero tanta roba, sentite che rumore, l'alettone mobile dentro è precisissima, non ci possiamo salire per guidarla, però per questa volta è già tanto, non me l'aspettavo. Un salutone, alla prossima, ciao!